uno scrigno di pasta sfoglia che racchiude un cuore di tomino filante, sfizioso e irresistibilmente saporito. Prepariamolo insieme, non potrei più farne a meno. Inizio avvolgendo ogni tomino con una fetta di prosciutto cotto. Per una versione vegetariana puoi usare delle fettine di zucchine tagliate molto sottili. Taglio la pasta sfoglia e la divido in quattro strisce. Appoggio il tomino, aromatizzo con qualche fogliolina di timo, una macinata di pepe e lo arrotolo nella pasta sfoglia. Sigillo i lati premendo con le dita, poi li metto su una teglia e vado avanti così anche con gli altri tomini. Li spennello con tuorlo e panna, faccio tre incisioni sulla superficie della pasta sfoglia e aggiungo qualche altra fogliolina di timo, una macinata di pepe e faccio cuocere in forno statico a 190 gradi per circa 25 minuti. Ragazzi, questo tomino in crosta di sfoglia è una ricetta Giovanni approved. Qui sotto trovate il link alla fotoricetta spiegata passo passo. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un bel like e se avete qualche domanda da fare scrivetela nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale.